Buongiorno, è con noi Francesco D'Arco, caporedattore di Advisor. Il crollo di Lehman Brothers è un'ulteriore tegola sul risparmio gestito. Quali saranno le conseguenze per il mondo della consulenza finanziaria? Buongiorno. Sicuramente il crollo di Lehman Brothers non rende la vita facile al mondo degli advisory e del risparmio gestito. Ci saranno delle conseguenze ancora una volta sulla raccolta e soprattutto questa crisi spinge a rivedere ulteriormente il tema della consulenza finanziaria. Una cosa molto importante che abbiamo cercato di sviluppare sul numero di advisor in edicola in questi giorni è stato proprio il tema della professionalità nel mondo della consulenza finanziaria, e stanno per essere recepite anche in Italia molte normative di stampo europeo, la certificazione UNISO e altri aspetti che dovrebbero cambiare la professionalità nel mondo della consulenza. In particolare abbiamo cercato di dare linee guida ai promotori finanziari, consulenti, agenti immobiliari, agenti assicurativi per approcciare diversamente il cliente e non dare più rilievo a quello che si vende ma al servizio che si offre. Sul numero di advisor in edicola in questi giorni avete dato ampio spazio anche al private banking. Qual è lo stato dell'arte dell'industria? Beh, inevitabilmente anche l'industria del private banking non sta vivendo un momento proprio semplicissimo e di tranquillità. È un'industria in Italia forse che in una fase di stallo e che sta vivendo un momento di deve affrontare una grossa salita, non è certo una fase di discesa. Un po' anche perché da quanto che risulta dal dossier che abbiamo realizzato sul numero di advisor in edicola in questi giorni, è evidente che il private banking in Italia continua ad offrire servizi che andavano bene ai clienti qualche anno fa e non cerca non tanto l'innovazione ma di soddisfare le esigenze attuali dei clienti, come il passaggio generazionale. Ancora non è soddisfatta questa esigenza della clientela e poi mancano servizi un po' più alternativi, se vogliamo definirli così, come l'art advisory, che invece in altri paesi inizia ad essere richiesta maggiormente. In questa situazione di crisi c'è spazio per qualche buona notizia? È difficile trovare delle buone notizie, ma non è difficile trovare lo svago in questo momento di crisi. E facendo con un articolo pubblicato su Advisor in edicola in questi giorni, è emerso che gli agenti immobiliari, gli agenti assicurativi, i promotori finanziari, i commercialisti non vogliono rinunciare appunto allo svago, e la via migliore sembra essere quella del golf, sul green, sul si incontrano questi professionisti per distrarsi innanzitutto, ma anche forse per scambiarsi consigli su questa fase di crisi e perché no concludere qualche buon affare. Grazie Francesco. Grazie a voi.